i tuoi iscritti di spiegare come si segnala una violazione di copyright sui social media. Come si segnala? Sì, allora, ma c'è una mia presentazione slide proprio di queste settimane, l'ho messa poco, qualche settimana fa, era un corso che ho fatto proprio per gli insegnanti. No, niente, cioè, tutte le piattaforme social hanno i famosi tre pallini, no? Cioè, nel senso, di fianco ad ogni contenuto ci sono dei puntini che aprono un menu con delle cose che ti permettono, cioè delle opzioni, no? Per cui puoi segnalare un contenuto, non lo so, vedi una foto dove c'è, che ne so, un maltrattamento di un animale e ritieni che quella foto non sia, non debba esserci, non debba essere sulla piattaforma perché è violenta e può essere disturbante e viola poi i termini d'uso e tu puoi segnalarla e poi ci sarà qualcuno dall'altra parte, cioè negli uffici di Facebook, di YouTube, di Twitter, che valuta. Poi, come dicevamo prima, purtroppo questo qualcuno non è davvero un qualcuno, ma è un qualcosa, è un sistema di intelligenza artificiale addestrato in un certo modo che capisce più o meno, no? Cioè, se c'è della pornografia lo capisce, quindi può essere che non ci sia nemmeno bisogno della segnalazione perché l'ha capito da solo. Se c'è una violenza su un animale, magari l'ha capito, però ha bisogno di essere, come dire, aiutato e chiamato in causa. Altre sfumature, no, appunto, come l'ironia, come il sarcasmo, sono più difficili. A volte si creano delle situazioni davvero bizzarre, per cui dei contenuti palesemente innocui vengono rimossi, invece alcune cose, no, nazifasciste, alcune cose razziste, rimangono lì per un sacco di tempo. E andiamo su un altro piano che aprirebbe un vaso di Pandora sul piano del diritto d'autore, però uguale. Se uno trova uno, sostanzialmente la tua domanda ci porta a dire cosa? Che un fotografo che vede una sua foto sull'account Instagram di qualcuno che non è lui, che quindi non ha autorizzato, è l'unica cosa che può fare, ci cioè, diciamo non l'unica, la prima cosa che può fare è schiacciare questi tre bottoncini e andare sulla segnalazione, dire segnalo questo contenuto. E poi si apre una seconda schermata in cui ti chiedono perché stai chiedendo la rimozione. Allora si aprono tutta una serie di opzioni, tra cui c'è violazione di proprietà intellettuale. Allora in quel caso si passa a un terzo step in cui la piattaforma ti chiede qualche informazione su di te per capire davvero se quella foto è tua, sostanzialmente quella foto, quel video, quel testo è tuo. E niente, lì devi sperare che poi questa segnalazione vada a buon fine e purtroppo anche lì di persone che si lamentano del fatto che la piattaforma poi insabbia la loro segnalazione, ne ho viste davvero tante. Allora lì si passa all'altro step che è quello dell'avvocato, che è il mio mestiere, nel senso, che però costa un po' di più come Costa un puoi po' di immaginare. più, sì. Poi allora c'è un terzo step che è quello, diciamo, una tutela amministrativa, che è la segnalazione all'Agicom. Vabbè, il regolamento Agicom è un authority amministrativa italiana che vigila sulla comunicazione, fra cui anche la comunicazione web, e puoi utilizzare questo strumento, cioè c'è un form anche lì da compilare e lì c'è un'autorità amministrativa che dà ordine a chi gestisce i server di rimuovere un contenuto. Sono tre strade, diciamo, tre strade alternative. Una che non costa nulla, che è la prima che vi ho raccontato, che purtroppo a volte va a vuoto. Quella dell'avvocato costa un po' di più, a meno che abbiate il parente avvocato, amico avvocato, che però deve conoscere un po' la materia e non è facile. E l'altra potete farla da soli, ma anche quella è un insomma, compilare il form di Agicom senza conoscere la materia può essere un po' ostico, ecco.